Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Partiamo oggi con un nuovo tutorial dove i protagonisti sono sicuramente questi bellissimi manici. Questi sono manici della Tessiland, sono in bambù e sono il modello di manico fatto con una base dritta. Ne esiste anche un altro modello dove il manico è perfettamente rotondo. Insieme a questi manici, sicuramente importante è questo bellissimo filato verde che io ho acquistato da Nina and Made ed è lo stesso filato del tutorial precedente, quello rosa. Vi serviranno poi un fondo in ecopelle, uncinetto 3 e uncinetto 3,5. Qual è la particolarità di questo tutorial? Io cercherò nel corso del filmato di fare ovviamente la mia borsa partendo dal fondo. Arrivata in cima, cercherò di attaccare direttamente i manici al corpo borsa senza dover fare un'attaccatura che necessiti di un ago tirafettuccia. Quindi questa probabilmente sarà la particolarità del tutorial. Ovviamente vedendo l'apertura dei nostri manici non è una borsa da spalla. A meno che non siate di corporatura particolarmente esile, vi consiglio questi manici magari per una borsa da braccio o da portare semplicemente a mano così. Quindi andiamo subito a iniziare il nostro tutorial che sarà effettuato con il punto canestro in costa che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente. Se non l'avete visto e volete saltare la parte iniziale del tutorial con l'aggancio della borsa e partire direttamente dal punto canestro, potete andare direttamente nel video precedente, altrimenti seguite semplicemente questo video fino al punto in cui arriviamo ad attaccare i nostri manici. Per questa borsa prendete il vostro fondovale e sarà un modello di borsa sviluppato perfettamente in verticale, quindi andrò a lavorare in ogni foro del nostro fondo due maglie per ogni foro, tranne che nei quattro angoli dove andrò a lavorare tre maglie nello stesso foro. Come ci si aggancia a questa borsa? Prendete il vostro fondo e il cappio del vostro filo. Andiamo a fare appunto un cappio in questo modo. Fate passare il filo intorno alla mano. Prendete l'uncinetto numero 3, io inizio a lavorare con questo perché mi permette di passare meglio all'interno dei buchi, passate sotto il vostro cerchio e andate a prendervi il filo da fuori. In questo modo abbiamo creato questa specie di cappio. In questo modo. Tirando un pochino lo andate ovviamente ad allargare. Andiamo nel foro centrale del nostro fondo. Entriamo con l'uncinetto e andiamo a tirare fuori il cappio del nostro filo e facciamo una maglia bassa. Fate una catenella e avete praticamente in questo modo fatto la vostra prima maglia bassa. Dobbiamo farne due per ogni foro, quindi andrò a rientrare dentro. Ripesco il filo e faccio la mia maglia in questo modo. Farò così per i prossimi 1, 2, 3 fori, mentre nel foro nell'angolo andrò a fare 3 maglie, quindi entrerò 3 volte nello stesso punto. Una, due. Una, due, ancora un foro, quindi uno, due, in questo punto, che è quello del nostro angolo, devo fare tre maglie nello stesso punto. Quindi prendo il mio filo, faccio la prima, scusate, mi è scappato l'uncinetto. Faccio la seconda e faccio la terza. Ecco qui, la differenza la vedete a occhio, qui abbiamo due V e qui ne abbiamo tre. Nei punti successivi farò due maglie negli stessi punti, farò in questo punto che è quello del nostro angolo tre maglie,
poi ne farò di nuovo 2, qui di nuovo 3, 2, fino ad arrivare qui dove ne farò di nuovo 3 e arriverò qui facendone di nuovo 2, poi vi faccio vedere come chiudiamo il giro. Ho terminato il mio giro e devo andare a chiudere questo spazio tra le due maglie, quindi vado a entrare nella prima maglia che ho realizzato con un punto bassissimo. In questo modo vedete che sono andata a chiudere praticamente questo spazio. A questo punto faccio una catenella e farò un giro di maglie basse in posta retro, prendendo cioè solamente la catenella più esterna della nostra maglia precedente. In questo modo entro qui e faccio una maglia bassa. E continuo così fino alla fine del mio giro, dove andrò poi a chiudere esattamente come ho fatto in questo giro con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. E inizieremo la lavorazione appunto canestro in costa. Chiuso il mio giro con la maglia bassissima nella prima catenella, vado a iniziare il punto canestro. Faccio una catenella e un punto canestro nella parte sottostante della prima maglia, quindi entro qui e faccio un punto canestro che altro non è che una maglia bassa lavorata nella parte sottostante rispetto alle due catene superiori, quindi si entra sempre una parte sotto e vado a fare, essendo un punto canestro in costa retro, una maglia bassa nella catenella più esterna, in questo modo quindi faccio la mia maglia bassa. Qui farò di nuovo un punto canestro, quindi entro qui farò di nuovo una maglia bassa in posta e continuo così fino alla fine del giro. Qui ho fatto il mio ultimo punto canestro e devo andare a chiudere il giro precedente. Cosa farò? Andrò qui dove c'è la prima catenella del giro precedente e farò una maglia bassissima. Ovviamente, essendo stata fatta una maglia bassissima nel punto precedente, è un po' difficile da tirare fuori, ma ce la facciamo. Ecco fatto. Adesso avviamo il secondo giro, quindi faccio una catenella e vado a vedere che cosa ho nel punto successivo. Qui ho un punto canestro, quindi dovrò fare una maglia bassa in costa retro, mentre dove ho il mio punto basso in costa retro dovrò fare un punto canestro. Andate semplicemente ad alternare questi due passaggi. Quindi faccio la mia maglia bassa in costa retro, qui ho la maglia bassa, quindi farò un punto canestro. Per questo passaggio dettagliato vi consiglio di vedere il mio video precedente sul punto canestro. Quindi qui continuo, qui ho il mio punto basso, quindi farò un punto canestro. E continuate così fino alla fine del giro. Quando arrivate in questo punto dove abbiamo fatto la prima catenella, andate a chiudere semplicemente come vi ho fatto vedere prima con una maglia bassissima. Fate una catenella e ricominciate. Nel terzo giro, ovviamente, avendo iniziato con un punto basso in costa retro, qui avrete un punto canestro per iniziare il giro successivo. Io adesso proseguo nel lavoro, vi scrivo poi quanti giri di lavoro ho fatto e ci vediamo al momento di attaccare i manici della nostra borsa. Arrivata a questo punto, ho completato il corpo della mia borsa. Ho fatto una piccola variazione in corso d'opera, cioè ho fatto 11 giri a punto canestro in costa retro e poi ho staccato ogni 11 giri con due giri di maglia bassa normale con il filo bianco. Quindi avrete alla fine 11 giri, due giri bianchi, 11 giri, due giri bianchi, 11 giri e poi ho fatto un giro a maglia bassa con il filo bianco. E per chiudere, diciamo, il tutto vado a fare
un giro appunto bassissimo lungo il resto della borsa con il filo verde. Io adesso vi faccio vedere come faccio il cambio filo. Come potete vedere, io ho fatto la mia ultima maglia bassa con il filo bianco. Io ho già tagliato il filo e me ne sono lasciata un bel po' per andarlo poi a nascondere con l'ago all'interno delle maglie. Devo rimettere il colore verde. Come faccio? Io qui devo fare un punto bassissimo, quindi entro dentro, ma invece che pescare il filo bianco vado a prendermi il mio filo verde che avevo già tagliato quando ho fatto l'altro cambio filo e ho chiuso con un nodino, poi con l'ago lo nascondo all'interno del lavoro, quindi non si nota. Prendo il filo verde in questo modo e lo faccio passare attraverso il mio punto, in questo modo, e vado a fare il mio punto bassissimo. Probabilmente avrete necessità poi di tirare un pochino i fili perché vedete che rimane tutto un pochino più morbido, però una volta tirati non cambia assolutamente niente. E inizio a fare il mio giro appunto bassissimo lungo tutta la borsa. Arrivati a questo punto chiuderò il lavoro sempre con una maglia bassissima e taglierò i fili per andare ad attaccare, utilizzando l'uncinetto, i miei manici in bambù. Andiamo adesso a vedere come attaccare i nostri manici. Io adesso devo ancora nascondere i fili, quindi non fate caso se qui c'è un nodino. Vado a prendere più o meno la posizione in cui voglio che sia attaccato il mio manico. Io lo attaccherò nella parte interna della borsa, quindi più o meno dovrò agganciarmi in questo punto. Con l'uncinetto vado a segnarmi il punto in cui devo entrare. Entrerò in una delle maglie del mio bordo e l'uncinetto deve passare dietro. Con il filo che avete lavorato nella borsa dovete fare un cappio come quello che avete fatto per iniziare il fondo della borsa. Preparatelo in precedenza e lo fate passare dietro la borsa e lo infilate sull'uncinetto. Scusate se l'immagine non è molto chiara, ma io, avendo la webcam davanti, faccio molta fatica a farvi vedere i vari passaggi. Ecco. L'importante è che l'uncinetto sia sempre sotto il vostro manico. A questo punto voi andate a prendere il vostro cappio, che dovete fare un pochino più lungo, e lo fate passare nel buco qui sotto. Se anche il manico vi si sposta in questo momento non è un problema, tanto poi lo andate a rimettere il successivo. Ecco qui, ho tirato fuori il mio cappio e adesso che cosa vado a fare? Faccio passare l'uncinetto sopra il manico, prendo il filo e vado a chiudere facendo una sorta di catenella in questo modo. Cosa devo fare adesso? Devo andare a entrare nel buco successivo a quello che ho da lavorare, quindi entro qui, vado a pescare il filo che passa sotto il manico, quindi il momento in cui pescate il filo, ricordate che il filo deve sempre passare sotto in modo da ancorare il vostro manico e lo vado a riprendere per fare una maglia bassa. In questo modo. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Ma qui il filo si è ingarbugliato, ma non è un problema. Vado nel punto successivo a quello che ho da lavorare, passo sotto il manico, prendo il filo, lo porto fuori, vado a riprendermi il filo e faccio una maglia bassa. Scusate, ma continua a scapparmi il filo. Sono umana anche io ogni tanto sbaglio. E faccio una maglia bassa. Dovrò procedere in questo modo lungo tutto il bordo del mio manico. Quando arrivate alla fine, ovviamente dovete tagliare il filo. Lo andrete poi a nascondere
tra le maglie, vi consiglio di farlo passare poi all'interno delle maglie qui che avete lavorato. Quando andate poi a nascondere anche questo filo, nascondete tutti i fili e ripetete lo stesso procedimento per l'altro manico. A quel punto la vostra borsa è finita. A questo punto abbiamo terminato la nostra borsa. Ecco qui i due manici uniti. Vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Vi aspetto al prossimo tutorial. Vi ricordo che sono disponibile per qualsiasi commento o informazione sia qui sul canale YouTube che sulla mia pagina Facebook. Grazie mille per avermi seguito. Al prossimo video.